In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via?» Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre». Partiamo da questa domanda di Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Direi che è la domanda più azzeccata, la domanda più opportuna che potessero fare a Gesù. È perché ciascun uomo nel suo cuore si domanda: ma dov'è Dio? Qual è il volto di Dio? Ecco, i ragazzini delle medie ti interrogano continuamente: ma lei, prof, crede in Dio? Sanno che sono prete. L'altro giorno una ragazzina mi ha proprio detto: ma lei, don, crede in Dio? Ho detto: certo che credo. E un'altra, anche lei arguta, intelligente, ha detto: ma come ha fatto a diventare prete? Perché è diventato prete? E ha detto: perché mi ha chiamato Dio. Allora lei, così, in maniera ironica, si è rivolta a un suo amico e ha detto: hai sentito? Dio gli ha telefonato. Pronto, don Franco? Si sono messi a ridere. Ma certamente è una domanda che scuote tutti. Dov'è Dio? Dov'è Dio? Qual è il volto del Padre? Ecco, e la risposta di Gesù è chiara. Ma Filippo, io sono con te da tanto tempo e tu non mi hai ancora conosciuto. Chi ha visto me ha visto il Padre. Chi ha visto me ha visto il Padre. Ecco, questa è la grande novità del Vangelo. Gesù viene a dirci che il volto del Padre è il volto di Cristo. È interessantissima questa cosa, perché facendo degli studi teologici, adesso senza andare a complicare le cose, però i padri della Chiesa, i primi padri della Chiesa, si sono interrogati e hanno detto: ma quando Dio creava l'uomo, dice che l'ha fatto ad immagine di Dio. Ma di quale Dio l'ha fatto? Perché allora noi, vedendo l'uomo, dovremmo vedere Dio. Ma Dio dipinge l'uomo avendo un modello preciso, ed il modello è Gesù. È come un pittore, no? Che guarda un panorama e lo dipinge, e il modello è il panorama. In questo caso è Gesù. Quindi il volto di Gesù è esattamente il volto del Padre, e allo stesso tempo anche noi siamo fatti secondo quel volto. Quindi la nostra vita, la nostra creazione, il nostro essere sulla terra ha un legame fortissimo con il Padre, perché noi siamo legati attraverso Gesù. E infatti Gesù continua e dirà: ma io sono la via, la verità e la vita.
e chi viene attraverso di me raggiunge il Padre. Quindi è questa l'autostrada per il cielo, Gesù, il volto di Gesù. Ecco, quel volto che è così misterioso e anche così semplice. È il volto dell'uomo di Nazareth che ci ha insegnato come vivere e attraverso questo ci ha insegnato a raggiungere il Padre. Quindi Gesù ci dice come vivere e allo stesso tempo come raggiungere Dio. Ecco, Dio è venuto sulla terra per dirci, per rivelarci il suo volto e lo fa attraverso Gesù. E dov'è che scopriamo il volto più vero di Gesù? Il volto più vero è sulla croce. Nella croce, nel volto del crocifisso, c'è esattamente il volto del Padre. Perché? Perché lì nel crocifisso noi sappiamo che questo Padre è amore. È un Dio che si dona a noi perché noi potessimo arrivare a Lui. Quindi è vero, Dio si incarna e quindi c'è il volto nel bambino, ma il volto più preciso, il volto più teologico, il volto più vero è il volto del crocifisso. Perché lì Dio dice tutto l'amore nei nostri confronti. Ecco, quindi grazie alla domanda di Filippo, che ha avuto questo coraggio di chiedere a Gesù: ma dov'è il Padre? Ecco, grazie a Filippo e grazie a Giovanni, l'evangelista, che ha ricordato questo Vangelo che gli altri evangelisti non hanno ricordato. Ecco, grazie a Giovanni che ci ha consegnato questo bellissimo Vangelo, dove per noi diventa chiaro che il volto del Padre è il volto di Gesù ed è il volto dell'amore.